Si chiama Eric Gutierrez Martinez, ha 23 anni di età, è un giovane ragazzo il quale è pensato che sarebbe indagato da parte della polizia perché si sarebbe presentato in un casinò di Las Vegas, una delle città più famose per il gioco d'azzardo negli Stati Uniti d'America, e si sarebbe finto proprietario per andarsi a far dare 1 milione di dollari circa, sarebbero più di 900 mila euro da chi? Dal personale. Aveva fatto sapere che si trattava di pagamenti di emergenza, emergenziali, ha convinto quindi il personale a farsi dare la cifra indicata. Il casino in pratica sarebbe stato bluffato da parte di costui e si sarebbe verificato in lui l'arresto per quello che avrebbe creato un mai causato. Questo sarebbe quanto, vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, ovviamente ho utilizzato in modo condizionale perché è sempre andarci molto cauti, molto attenti nel fornire notizie come questa. Ciao dal vostro narratore italiano di YouTube.